Ragazze, buongiorno e bentornate in questo nuovo video. Allora, innanzitutto, vabbè, no, in realtà è buonasera. Non so che video verrà perché, vabbè, a parte che siete un attimo storti, vabbè, ma quello è il meno. Il fatto è che sto registrando un haul. Siamo appunto in ferie a casa al mare. Voi sapete che. Aspettate, vediamo se riesco a mettervi dritti un attimo. Ma forse siete un pochettino più dritti, vabbè, non lo so. Comunque, appunto, sto per fare un haul di action. Un po' deludente questo haul di action. Vabbè ragazze, non so cosa uscirà fuori, perché c'è il mio marito che va avanti e indietro, Adele che va avanti e indietro, la piccola che va avanti e indietro, vabbè, non vi dico niente. Adesso speriamo di riuscire a dirvi qualcosa. Sentite che qua. Sto registrando. Adesso ce la faremo. Vabbè. Non lo so, ragazze, non lo so. Salutiamo le ragazze. Sì, ma guarda un po'. Chi c'è? Ciao ragazze. Ciao ragazze. Ma dove? Amore, qua nella tua camera. Ciao. Ciao. Le viste? Ciao. Nella videocamera. Ade. Ciao. Ade, qua. Ciao. Piano. Madonna. Ciao. Dai, vieni a sedere, vai a sedere. Ciao. Ciao. Ti hanno visto, amore, sì. Iniziamo. Allora, abbiamo preso per 99 centesimi, perché so che mi ricordo che era 99 centesimi. Abbiamo preso questi brillantini, diciamo, da attaccare. Li fai vedere tu? Vedete ragazze, sono dei brillantini da attaccare. Vabbè, anche se lo prenderei non succede niente, non importa. Mamma, lo guarda. Lo so, vabbè, non importa, tocca questo, guarda. Praticamente ci sono questi disegni con dei numerini colorati e i bambini devono praticamente prendere e attaccare questi brillantini nel posto giusto. Devo dirvi che Adele è molto 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 precisa e quindi fa veramente delle bellissime... certo amore, sei molto brava, vero? A fare questo genere di gioco. Tra l'altro Adele non è una bambina da colorare, ma è una bambina da fare queste cose. Mamma. Ragazze, non so che video verrà perché veramente io voglio fare quello. Aiuto. Sì, ma ci sono i giochi là, non riuscite ad andare. Sì, adesso poi lo facciamo, tesoro. Poi è durissimo. Sì, adesso mi rimette la roba dentro così non capisco cosa ho fatto e cosa no. Vabbè. Poi, appunto, siamo alla casa al mare, quindi vabbè, ci mancava qualcosa tipo shampoo, bagno schiuma, queste cose qua. Adesso mi avvicino un po' perché una mazza, secondo me. Ok. Allora, questo qua, bagno schiuma, vabbè, gel doccia in realtà. L'ha preso mio marito perché sapete che lui è l'intenditore di bagnoschiumi e cose varie. Buono, abbastanza fresco, mi piace. Devo dirvi che mi piace. E devo dire che anche a mio marito piaceva, scusate. Poi abbiamo preso questo shampoo. Questo qua è alla papaya. Effettivamente buonissimo. Buonissimo, veramente. Eccolo qua. Ma veramente, veramente, veramente fantastico. Poi sapone mani, anche questo fantastico, sa di fresco. Non so bene che gusto. Andrea, non in bocca perché ti vedo. Non in bocca, no. E appunto, questo gusto qua, vabbè, adesso non so dirvi perché... non so dire il gusto. Comunque è buonissimo. Una profumazione molto fresca. Ci sta tutto. Poi questo me lo ricordo, 4,99 euro. Ecco, questo secondo me per fare dei regali è bellissimo. Cioè action per fare dei regalini, qualche pensiero, che è fantastico. Ha tutta la collezione della Disney. Tra l'altro ha un sacco di bombe da bagno. Ora, ieri devo dirvi la verità, quando siamo andati non era molto fornito, ma perché probabilmente è stato preso proprio d'assalto, perché ieri era una brutta giornata qui al mare. Secondo me la gente, ovviamente non sapendo cosa fare, cosa ha fatto, è andata da
magari fare un giro appunto da Action, giusto per non stare proprio chiusa in casa o comunque in albergo, ecco. E quindi è andata a fare appunto un giro. C'era il mondo, ragazze, secondo me l'hanno svaligiato, quindi non c'era molto assortimento né di maschere viso come al solito, né di bombe da bagno. Noi facciamo sempre scorta di queste cose, non c'era granché, però insomma, dai, qualcosa abbiamo trovato. Ecco, appunto, ho trovato questo qua, che sono appunto le bombe da bagno. Aiuto, sono delle bombe da bagno. Qua c'è, è molto carino perché c'è appunto questa freccettina che voi potete girare. Qua ci sono tutti i vari personaggi. Non vi dico quando l'ha visto Adele, perché appunto c'era Pinocchio, che è uno dei suoi cartoni preferiti. Non so quante volte l'abbiamo guardato. Poi appunto c'erano gli Aristogatti, Re Leone, Bambi, vabbè, di tutto. Questo qua 4,99 euro. Ok. Poi, a proposito appunto di bombe da bagno, abbiamo preso anche queste qua, sempre per Adele in realtà, ragazze, perché a lei piacciono tantissimo le bombe da bagno e insomma spesso quando appunto voglio farla rilassare, che è tutto quanto, che magari è stata una giornata un po' così, allora le faccio fare il bagnetto con la bomba da bagno. A lei piace tantissimo e adesso ovviamente sta prendendo vizio anche da piccola, chiaro, ovvio, ormai sono sorelle. E ho preso anche queste due, che sono allora questo qua è la ciliegia, questo qua c'è scritto Lofty Charm, non lo so, vabbè, comunque sono queste qua. Ci sono 5 bombe da bagno in ogni scatola, quindi insomma, tra l'altro il prezzo è anche abbastanza basso, mi sembra 99 centesimi, una cosa del genere. Poi, no, stavo guardando, vabbè. Poi, sempre restando un po' in tema di maschere, mascherine, cose varie. Allora, c'è una cosa molto interessante che ho preso, ma ve la mostro alla fine, che in realtà me l'hanno presa i miei quando sono andati l'ultima volta. Allora, sempre appunto a 99 centesimi, ho preso queste due maschere. Allora, queste qua, una la vitamina C e una niacinamide. Vabbè, ora va bene, ve le faccio vedere, sono queste qua. Questa qua per la vitamina C per mio marito, perché voleva più che altro un qualcosa di idratante, insomma, sapete. Io mi trovo sempre molto bene con le maschere di Action, vi devo dire la verità, a me piacciono sempre, io vi devo, cioè, non ho mai avuto grossi problemi, anzi, e tra l'altro costano anche poco. Vieni qua, vieni, to. Guarda, to. Tieni questa. Cosa, almeno magari ha qualcosa da fare anche lei. E poi ho preso questa qua. Questa qua che mi ispira molto, ma è più, no? Una chicca. Questa qua alla ciliegia. Eccola qua. E ci piace sempre tantissimo. Ora, secondo voi riuscirò a finire il video? Non lo so. Che c'è un disastro. Te lo apro, certo, tieni. Abbiamo appena finito di fare aperitivo, perché voi sapete che al mare noi facciamo sempre aperitivo e quindi abbiamo finito adesso. Poi ho preso una maschera per le mani, che è questa. Allora, io volevo prendere quella per i piedi, niente, quella per i piedi non c'era. Passa mio marito, vuoi dire qualcosa? Vuoi ridere, se ne va. Va bene, non lo so. E poi questa qua me la sono fatta prendere dai miei l'altro giorno, perché hanno fatto l'errore di dirmi che erano andati da Action, e meno male che me la sono fatta prendere, perché l'altro giorno quando sono andata io non ce n'era più. Eccola qua. Allora, questa qua è una confezione di maschere labbra, sono 22 maschere. Ora non riesco ad aprirvela perché c'è ancora il sigillo. Guarda che sta arrivando la piccola di là. Mio marito è andato a buttare la spazzatura, lei deve seguirci. Marco, sta arrivando, Vai di là! Cosa fai tu qui? Sì, fila da perdono. Madonna, so. Comunque, appunto, molto curiosa di provarla, di provarle, Le vuoi provare anche tu, queste maschere labbra? No. Perché? Per carità.
Tanto non ti si appiccicano quelle con la barba. Sei solo invidioso e basta. Va bene, poi ragazzi, vabbè, a parte un dentifricio tristissimo che abbiamo preso dalla Colgate, Max White, vabbè, non ci interessa più di tanto, abbiamo preso anche questo qua, sempre per le bambine, eccola qua. Allora, questo qua è un bagnoschiuma, ovviamente Biancaneve, perché in questo momento siamo proprio in fissa con Biancaneve. Tra l'altro non ho manco sentito il profumo, l'ho preso perché c'era Biancaneve semplicemente. Buonissimo, buonissimo. È fruttato, ma è molto buono, molto buono. Cioè, sono più bambina io delle bambine, e gliel'ho preso io, così. Cioè, non è che me l'ha chiesto Adele, l'ho preso io così. Poi, abbiamo quasi finito, ragazzi, ve lo dicevo, che non è un haul interessantissimo, ma comunque come da tradizione volevo farvelo vedere, perché quando veniamo qua facciamo sempre un salto da Action, nonostante comunque lo abbiamo a mezz'ora da casa, quindi non è proprio vicinissimo, però ne ho approfittato che c'era anche mio marito, quindi insomma ci siamo smezzati le bambine, ecco, diciamo così. Per il mare, per tenere al mare, ho preso questi set, bicchierini, ciotoline e piattini. Sì ragazze, sono uguali a quelli di Ikea, esattamente, lo so cosa state pensando a quello, sono identici a quelli di Ikea, eccoli qua, e li ho pagati, mi sembra, 1,99 euro a pacco, quindi 1,99 euro, 1,99 euro, 1,99 euro, e sono 6. Sono di 6 colori, questo perché? Perché comunque le bambine lo sappiamo, no? Come sono, nel senso che mangiano più volentieri se c'è qualcosa di colorato, magari di qualche personaggio particolare, e quindi gliel'ho voluti prendere in modo tale da lasciarli qua al mare, anche se viene anche qualche amichetto poi in futuro, insomma non abbiamo nessun problema, ecco. Per quanto riguarda il mangiare, e poi vi faccio ridere, allora, io non mi ricordo che ci sia stata una vacanza in cui io non ho avuto il ciclo. Ma appunto, ripeto, facciamoci una risata. Quindi ovviamente ho preso questi, gli OB, al contrario, gli OB, perché appunto c'erano questi qua. Vabbè, insomma, li avevo presi tempo fa. Perfetto. E poi ho preso questi assorbenti molto classici, diciamo day and night, perché da quando ho avuto le bambine il ciclo è un po' abbondante, e quindi è così, appunto vi volevo far ridere perché ripeto, non c'è non ci sono delle vacanze in cui io non abbia il ciclo, cioè è una cosa allucinante, io non so come sia possibile, ma è possibile, non so, fatemi sapere voi, cioè se sono l'unica sfortunella oppure c'è qualcuno che mi tiene compagnia. Vieni, brava. No, tenta sempre di mettersi in bocca dei sassi, veramente, è terribile questa cosa qua. Ragazzi, questo è tutto, e come vedete appunto è un haul un po' sciatto, però ormai è tradizione, direi, quando siamo qua dobbiamo fare un haul di Action, e quindi direi che madonna ragazzi, una tragedia. Vi saluto qua, io direi che vi rimando al prossimo video e ci vediamo presto. Buone ferie se siete in ferie.